all'angolo delle interviste, che quest'anno è sponsorizzato By Your Side. Siamo qui con due giocatori dei Reservoir Dogs. Bravissimo, bravissimo. Gran nome, esatto. Azzeccata la pronuncia. Difficile dirla. Allora, squadra Varisotta, esatto. Corretto? Varisotta. La ASD Paintball Varese. ASD Paintball Varese, che io apprezzo particolarmente in quanto mia mamma è Bustocca, quindi oh, siamo lì. Mia mamma è mia nonna di Varese, quindi è come se fossi metà Varisotto, esatto, anch'io. Allora, Reservoir Dogs, nuovo nome. Nuovo nome. Però nucleo di squadra già esistente. Già formato, che aveva già partecipato ai PBS in passato. Sì, abbiamo giocato con i Roosters. Avevamo prima il nome, abbiamo giocato sia in PBS che in CPS. Poi dopo una serie di eventi abbiamo trasformato soltanto il nome, perfetto, solo quello, ma la squadra è sempre la stessa. Stesse persone, stesse brutte facce, esatto, però il nome cambia tutto, esatto, il nome cambia tutto. Esatto. Le jersey sono notevoli, le conosciamo, bello, sono notevoli, esatto, bellissime. Allora, voi siete arrivati alla quarta tappa, il PBS, con un carico pesante, ovvero provvisoriamente la prima posizione in classifica della Serie B del, sì, campionato, esatto, nazionale. Esatto. Con quanti punti di vantaggio rispetto alle... Pochissimi, mi sembra due dalla seconda, pochi punti dalla decima. 10-15 punti. Secondo me, guarda, siamo tutti lì attaccati. Infatti, quindi... in questo campione di Serie B, tiratissimo, alla quarta tappa, avevamo quattro squadre che matematicamente potevano eventualmente vincere. E infatti sono ancora in finale. No? E tutte e quattro, esatto, tutte e quattro le squadre attualmente, prima della quarta tappa, nelle prime quattro posizioni sono le quattro squadre che sono in semifinale e giocheranno oggi pomeriggio. Certo. Stesse semifinali della terza tappa poi. Esattamente. Ah sì, ah, io uguali, non c'ero, quindi me ne uguali, sono perse. Uguali precisi. Perfetto. E domanda molto rapida, visto che avete l'esperienza dell'anno scorso, cosa vi è piaciuto quest'anno ai PBS e cosa ha portato che vale la pena? Tu mi dici una cosa positiva, che hai detto, oh, finalmente sono un torneo in cui c'è questo, a lui chiedo qua un'altra cosa. No, secondo me quest'anno sicuramente sono state più squadre, okay, perché l'anno scorso poi alcune avevano mollato e altre no. Però non dipende dall'organizzazione. No, non era dipende, però nel senso si è preso questo impegno e si è portato avanti. E questa è già una cosa... La soddisfazione di avere... Esatto, perché... Pensi che l'unica sede di Padova possa io aver aiutato in questo senso? A noi la sede di Padova ci ha aiutato. Grazie a chi? A voi un po' meno, diciamo. No, però si potrebbe andare avanti così, magari aggiungere una tappa intermezza, Bologna, tipo. Giusto sempre per venire incontro a voi. Però vogliamo dire invece qualcosa che vorresti vedere migliorato o implementato l'anno prossimo? Ma c'è stata qualche discussione riguardo sicuramente i gironi quest'anno. Sì, la dinamica della selezione delle posizioni del, esatto, girone. La metodica è cambiata a seconda di Serie A e Serie B, non ci sono stati parecchi disguidi. Non chiaro. Esatto, qualcosa non è stato molto chiarito, però a livello... Organizzativo diciamo che ci siamo quasi, dai. Sì. Abbiamo fatto un bel, cioè hanno fatto un bel evento. Personalmente è l'unico evento finora, io sono solo, cioè sono 5 anni che sto in giro, non ho mai visto tanto staff in vita mia. È vero. All'ingresso c'è lo staff, alle paintball c'è è lo vero. Staff, vai in bagno c'è lo staff dentro che ti aiuta. È vero. Perfetto, è vero. Quindi e dicono anche out, ti dicono in bagno. Ah, esatto, falla dentro, certo. Va bene, dai, chiudiamo qua, ci stiamo dilungando. Ringraziamo, grazie, i ragazzi di Varese. Mille. Vi faccio vedere ci vediamo come, in campo, no? Come chiudiamo le interviste di By Your Side, chiedo scusa, ed è questo e questo. Okay, un bello splash, vai. Perfetto. Grazie. Grazie a Varese. Grazie a voi, grazie mille.